sono in compagnia del segretario della Povalinese, Domenico Bruzzè. Sicuramente oggi il risultato che non era ovviamente nelle vostre aspettative, un risultato forse un po' troppo severo, però nel secondo tempo, subito dopo il secondo gol, diciamo che la Povalinese è calata sicuramente in prestazione, questo ha influito poi sul tempo rimanente, quello che rimaneva da fare nel match. Sì, sicuramente il risultato che non ci aspettavamo, anche perché in settimana l'avevamo preparata bene questa partita. Abbiamo preso il primo gol nel primo tempo, ma l'abbiamo tenuta bene, qualche occasione l'abbiamo anche avuta, poi nel secondo tempo il secondo gol, e non solo, anche qualche infortunio di troppo. Vita a 20 minuti del primo tempo è dovuto uscire, Teti, Giorgi, oggi la fortuna sicuramente non è stata dalla nostra parte. Accettiamo il verdetto del campo e proseguiamo, speriamo in questa salvezza, almeno di raggiungere i play-out in casa. Poi il campo a dire la sua sicuramente, certo. Siamo un po' dispiaciuti da quello che è successo nel primo, tra primo e secondo tempo negli spogliatoi, perché io personalmente sono andato a chiarire, a dire a Sposato, se non sbaglio, il numero 8, che aveva simulato sul ragazzino che non sono comportamenti da fare. Siamo stati aggrediti direttamente dal presidente dell'Ocre e da un suo dirigente, mentre gli altri sicuramente sono venuti in soccorso e ci hanno aiutati. Questo non ce l'aspettavamo, anche perché sono state dette delle cose brutte contro il nostro giocatore D'Agostino. Sinceramente dalla dirigenza dell'Ocri, questo permettetemi di dirlo, non ce lo aspettavamo. Siamo in compagnia di mister Umberto Scorrano, sicuramente un risultato che non lascia adito a interpretazioni. L'Ocri oggi ha giocato benissimo e il risultato è arrivato. Sì, abbiamo fatto una grande partita, noi sono da un mesetto che ci stiamo spendendo bene, abbiamo ricompattato un po' le cose, quindi oggi, come eravamo combinati con parecchie situazioni, Bertini oggi ha dovuto giocare con un'infiltrazione alla caviglia, perché in settimana, mercoledì, all'allenamento aveva preso una distorsione, quindi avevo tutta la settimana la caviglia gonfia, non potevamo giocare. Ho adattato Sposato difensore centrale perché mi mancava Vincenzo e Davide, quindi non era facile mettere in campo una squadra per poter, soprattutto a livello difensivo, però i ragazzi, questo gli abbiamo chiesto un po' di sacrificio, i ragazzi l'hanno interpretata bene con molta determinazione, e quando si gioca con questo spirito si possono solo avere risultati positivi.